Seconda giornata del dialogo sopra i due massimi sistemi si apre con un discorso di Sagredo. Sagredo, racconta un aneddoto di uno studioso, di anatomia che lui chiama anatomista. Perché racconta questo aneddoto? Per mettere in ridicolo la sicurezza con cui il suo interlocutore, Simplicio, si affida all'autorità presunta degli scrittori del passato. Gli interlocutori arrivano quindi a discutere su quanto possa essere autoritario il mondo di carta, cioè il mondo scritto, in contrapposizione al mondo sensibile, cioè quello che possiamo esperire nella concretezza. Si passa poi a parlare del moto diurno della Terra, cioè il movimento che durante il giorno la Terra compie intorno al proprio asse terrestre, la rotazione intorno al proprio asse. Quindi Salviati ovviamente prende il pensiero copernicano. Muove delle obiezioni contro la tradizione, contro Aristotele e Tolomeo, che invece sono sostenute da Simplicio. Parte da questo fatto, perché i gradi, cioè i pesi, cadono perpendicolarmente e non obliquamente? Questo, secondo Simplicio, dimostra che la Terra è ferma. Se la Terra si muove intorno al proprio asse, un corpo che cade da una torre, da un'altezza, dovrebbe comportarsi come quello che cade dall'albero di una nave che si muove. Quindi, nonostante il punto di caduta sia in movimento fermo, se la Terra si muove, il grave, cioè il peso, dovrebbe cadere obliquamente rispetto ad esso. Salviati risponde a questa teoria di Simplicio con il principio della relatività di Galileo, la relatività galileiana. Pone questo esperimento, dice: se ci rinchiudiamo in una grande nave con mosche, farfalle e altri insetti e osserviamo il volo di quegli insetti, noi non vediamo nessuna alterazione in quel volo, in quel movimento. Perché? Perché la nave su cui siamo procede in modo uniforme, quindi non percepiamo le variazioni. Moto uniforme e universale, quello della nave in questione. E la stessa cosa è per il moto terrestre. Il moto terrestre non è avvertibile per noi perché è uniforme, universale. Di conseguenza, se lasciamo cadere anche da un'altezza considerevole un peso, un grave, noi non avvertiamo su una variazione di questo moto di caduta. Vediamo ora il testo di introduzione alla seconda giornata, che potrebbe essere denominato Contro l'ipse dixit, che presenta l'aneddoto del notomista, cioè dello studioso di anatomia di cui prima ho accennato. Lui sta sezionando un cadavere e mostra a un peripatetico, quindi a un erudito che si appella alla tradizione di Aristotele, che prende gli insegnamenti di Aristotele come verità assolute, dimostra che il fascio dei nervi nel corpo umano parte dal cervello e non dal cuore, e glielo mostra fisicamente col dissezionamento di un cadavere. Quello che gli risponde il peripatetico è una risposta ad esempio, perché dice: non credo a quello che vedo, quindi a quello che sto sperimentando, ma solo a quello che dice Aristotele. E in Aristotele c'è scritto esattamente il contrario, quindi io credo in Aristotele. Credo alla dottrina piuttosto che alla mia esperienza concreta del reale. Simplicio preferisce ignorare la realtà e arrampicarsi sui vetri. È qui che Salviati lo invita a ragionare sulle dimostrazioni surreali, sulle dimostrazioni scientifiche che riguardano il mondo sensibile. Qui c'è quel contrasto tra il mondo sensibile e il mondo di carta. Il mondo sensibile è quello che possiamo esperire nella natura e invece il mondo di carta è quello su cui si basa
Il principio di autorità, ma un'autorità sterile, cioè che non porta da nessuna parte, che non è fondata sul vero. Leggiamo quindi il testo. Simplicio. Io vi confesso che tutta questa notte sono andato ruminando le cose di ieri, cioè rimuginando, ripensando le cose di ieri, gli argomenti della prima giornata, e veramente trovo di molte belle, nuove e gagliarde considerazioni, cioè coraggiose considerazioni. Con tutto ciò mi sento stringere assai più dall'autorità di tanti grandi scrittori, ed in particolare voi scuotete la testa, signor Sagredo, e sogghignate come se io dicessi qualche grande esorbitanza. Esorbitanza è una parola che ha il prefisso ex latino, quindi uscire dall'orbita si tipica, quindi qualche cosa di stravagante. Risponde Sagredo: Io sogghigno solamente, ma crediatemi che io scoppio nel voler far forza di ritenere le risa maggiori, cioè mi trattengo dal ridere di più, perché mi avete fatto sovvenire di un, cioè ricordare di un bellissimo caso al quale io mi trovai presente non sono molti anni, cioè non molto tempo fa, insieme con alcuni altri nobili amici miei, i quali vi potrei ancora nominare. Vi faccio notare in questo punto che lui questo episodio lo dà per testimoniato, cioè lui era presente. Quindi vediamo quanto sia importante l'esperienza del reale anche nel riportare gli aneddoti. Risponde Salviati. Sarà ben che voi ce lo raccontiate, a ciò forse il signor Simplicio non continuasse di creder d'avervi esso mosse le risa, quindi che non creda di essere stato lui a farvi ridere. Sagredo, son contento, cioè sono d'accordo. Mi trovai un giorno in casa di un medico molto stimato in Venezia, dove alcuni per loro studio ed altri per curiosità convenivano talvolta a veder qualche taglio di notomia per mano di uno veramente non men dotto che diligente e pratico notomista. Taglio di notomia intende la dissezione anatomica, quindi stiamo parlando di un anatomista. Ed accadde quel giorno che si andava ricercando l'origine e nascimento dei nervi, sopra di che è famosa controversia tra i medici galenisti ed i peripatetici. I medici galenisti sono i medici che seguono gli insegnamenti di Galeno di Pergamo, che era questo medico fisiologo del III secolo d.C., a cavallo tra il II e il III secolo d.C. E invece i peripatetici, il termine deriva da peripato, che era il viale dei giardini del liceo dove passeggiava Aristotele e faceva lezione ai suoi allievi così, passeggiando. Quindi i peripatetici sono per eccellenza gli allievi, discepoli di Aristotele. E mostrando il notomista come, partendosi dal cervello e passando per la nuca, il grandissimo ceppo dei nervi si andava poi distendendo per la spinale, cioè per la spina dorsale, e diramandosi per tutto il corpo, e che solo un filo sottilissimo come il refe arrivava al cuore. Il refe è un filo talmente sottile che andava bene per cucire. Voltosi ad un gentiluomo che egli conosceva per filosofo peripatetico, che quindi sapeva che era un filosofo aristotelico, gentiluomo si intende nobile, nobiluomo, e per la presenza del quale egli aveva con straordinaria diligenza scoperto e mostrato il tutto, cioè aveva fatto a lui tutta la dimostrazione, gli domandò se gli restava ben pago e sicuro l'origine dei nervi venir dal cervello e non dal cuore. Quindi sei sicuro, sei convinto? Ora che te l'ho fatto vedere, che i nervi partono dal cervello e non dal cuore come credevi. Al quale il filosofo, dopo essere stato alquanto sopra di sé, rispose: Voi mi avete fatto vedere questa cosa talmente aperta e sensata
che quando il testo d'Aristotele non fosse in contrario, che apertamente dice, i nervi nascer dal cuore, bisognerebbe per forza confessarla per vera. Cioè, peccato che il testo d'Aristotele dica esattamente il contrario, che questi nervi nascono dal cuore, perché se no sembrerebbe vero quello che ho appena visto. Interviene Simplicio. Signori, io voglio che voi sappiate che questa disputa dell'origine dei nervi non è mica così smaltita e decisa come forse qualcuno si persuade, cioè non è mica così conclusa, risolta una volta per tutte come qualcuno crede. Da notare questo smaltita che si ricollega al ruminare. All'inizio del testo sono andato ruminando le cose di ieri, che sono proprio due termini che si riferiscono al mangiare, al digerire. Quindi c'è tutta questa metafora legata sempre al discorso di Simplicio, che proprio non riesce a masticare le nozioni dettategli da Sagredo. Sagredo risponde: Né sarà mai al sicuro come si abbiano di simili contraddittori, ma questo che voi dite non diminuisce punto la stravaganza della risposta del peripatetico, il quale, contro a così sensata esperienza, non produsse altre esperienze o ragioni d'Aristotele, ma la sola autorità ed il puro ipse dixit. Ipse dixit in latino vuol dire lui stesso lo ha detto, proprio lui, cioè Aristotele. Perché cita così l'ipse dixit in modo tanto ironico? Perché i peripatetici, gli aristotelici, quando non sapevano più come cavarsela in una disputa filosofica o scientifica, dicevano ipse dixit, l'ha detto lui, l'ha detto Aristotele, quindi basta, è finita così, è giusta così. Un'espressione che è diventata proverbiale, in sostanza. Si appellava per parlare con autorità. Simplicio risponde. Aristotele non si è acquistata sì grande autorità se non per la forza delle sue dimostrazioni e della profondità dei suoi discorsi. Ma bisogna intenderlo, e non solamente intenderlo, ma aver tanta gran pratica nei suoi libri, cioè conoscerli talmente bene, che se ne sia formata un'idea perfettissima. Cioè sapere perfettamente la sua dottrina, in modo che ogni suo detto vi sia sempre innanzi alla mente. Bisogna conoscere Aristotele talmente bene da saperlo recuperare nella mente, quindi a memoria, al bisogno. Perché non ha scritto per il volgo, egli non ha scritto per il popolo, per il volgo, né si è obbligato a infilzare i suoi sillogismi col metodo triviale ordinato. Qui infilzare sillogismi intende mettere in filza, cioè mettere uno dopo l'altro in serie, in ordine, tutti i suoi sillogismi. Infilzare è un termine del linguaggio quotidiano, quindi ci ricolleghiamo ancora a ruminare, eccetera, come terminologie. Mentre i sillogismi sono quei discorsi logici, quelle proposizioni logiche in cui ci sono tre elementi accomunati dalla logica. Quindi Simplicio qua sta dicendo: Aristotele non ha scritto per il popolo in modo triviale, cioè banale, i suoi sillogismi. Cioè Aristotele non ha soltanto ordinato i propri sillogismi con una chiarezza banale, scontata. Anzi, servendosi del perturbato, ha messo talvolta la prova di una proposizione fra testi che par che trattino di ogni altra cosa, cioè ha a volte messo la prova di un'affermazione in testi che sembra che parlino di un argomento completamente diverso. Quindi sta sostenendo, Simplicio, la complessità del pensiero aristotelico. E però bisogna aver tutta quella grande idea e saper combinare questo passo con quello, accozzar questo testo con un altro remotissimo, che non è dubbio che chi avverrà questa pratica saprà cavar dai suoi libri le dimostrazioni di ogni scibile,
perché in essi è ogni cosa.